È una delle eccellenze del territorio e da oltre un decennio collabora con enti e istituzioni con interventi di restauro anche molto significativi che hanno riportato alle originarie forme e splendori ampi tratti della splendida Villa Contarini. Il Centro Andrea Mantegna, scuola di restauro promossa da ENAIP Veneto, ha la sua sede proprio a Piazzola sul Brenta e ha già lavorato nel Viale delle Statue, ma anche al restauro del lampadario al centro della singolare seduta della sala da ballo e in altre aree della splendida dimora. A Piazzola sul Brenta, in un convegno, si sono confrontati proprio sul tema del rapporto virtuoso che innesca la presenza di una scuola così altamente formativa nel territorio. È un centro che è un'eccellenza nel nostro territorio, ha laboratori di diagnostica all'avanguardia e questo permette di restaurare a costi bassissimi e i nostri beni, che sono beni collettivi. È nel caso dell'esempio della Villa Contarini, un rapporto fra pubblico e privato che funziona e funziona bene. E poi attraverso anche le opere di restauro i nostri ragazzi trovano lavoro non solo in Italia ma anche all'estero. In questi anni, anche durante la crisi, ho sempre mantenuto accesa la fiamma del restauro, perché io credo che sia uno dei settori su cui dovremmo particolarmente credere. La qualità c'è, abbiamo bisogno di far credere anche i giovani, ma anche i tanti mestieri che si devono riqualificare, che nell'ambito del restauro c'è tanto da fare. Di recente ho avuto un incontro con la Fondazione Cari Verona, in particolare col settore cultura. Loro hanno, ovviamente avendo anche loro meno risorse, invece di fare grandi opere di restauro, stiamo ragionando su recuperare i mestieri, quindi andiamo sulle risorse umane, sul capitale umano, su tutti quei lavori che dedicati al restauro possono far trovare nuova linfa, soprattutto nel trasferimento delle conoscenze. Il primo corso tecnico di restauro nella scuola di Piazzola sul Brenta risale al 2005. Da allora l'Istituto Mantegna è cresciuto nei numeri come nelle dotazioni e nella capacità operativa. La scuola infatti è dotata di laboratori molto avanzati che rendono la struttura un punto di riferimento per importanti progetti di recupero pubblici e privati. Voi avete lavorato anche al restauro delle statue del Parco della Villa. Sì, il laboratorio di restauro del materiale lapideo appunto si è concentrato principalmente sul territorio proprio di Piazzola sul Brenta e ha operato su diversi manufatti messi a disposizione appunto da Villa Contarini e dall'amministrazione comunale. Uno degli interventi che abbiamo appunto in corso sono proprio le statue nel Viale dei Tigli o Viale delle Statue, anche detto, in Villa Contarini. E qui abbiamo proprio uno dei protagonisti del laboratorio di diagnostica. Di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di tutti quelli che sono gli studi preliminari che vengono effettuati su qualsiasi tipo di opera. Il laboratorio è, come è stato evidenziato questa mattinata, molto fornito, quindi abbiamo attrezzature specifiche che molto spesso sono anche difficili da trovare in altri laboratori. Insegniamo agli studenti quali sono le tecniche diagnostiche principalmente applicabili su tutte le opere e quali potrebbero essere in un futuro lavorativo quelle che possono essere richieste prima di effettuare un lavoro o un intervento di restauro. È una scuola molto operativa da quello che vedo. Assolutamente sì, soprattutto i professori si impegnano tantissimo a far sì che gli allievi siano assolutamente preparati alla fine dei 3 anni. Ci vuoi illustrare quello che stai facendo? Allora, in questo momento sto lavorando su una delle ultime fasi del restauro. Sto eseguendo l'operazione del ritocco pittorico. In questo caso stiamo utilizzando degli acquarelli realizzati a scuola, partendo direttamente da dei pigmenti. Questo è un pezzettino della Villa Contarini, questo non è un quadro ma è un copricamino. Esatto, era nato inizialmente come un quadro, poi riadattato in un secondo momento a copricamino. In pratica è un oggetto che serviva per chiudere il camino durante i mesi estivi. Come si può vedere è stato rimaneggiato molte volte durante il corso degli anni. Ora noi abbiamo rimosso tutti quanti le ridipinture successive al periodo seicentesco e come si può vedere ad esempio in questa zona la parte originale rimasta non è moltissima. È messo male questo quadro? Abbastanza, però pian pianino. Ma la parte che avete restaurato invece è completamente cambiata? Assolutamente. Ti è piaciuto?
Assolutamente. Oltre ai restauri all'interno della Villa Contarini, gli studenti e i docenti hanno già completato altre operazioni di recupero su opere del comune di Piazzola sul Brento, delle parrocchie del territorio, ma anche in altri comuni italiani. Ma le occasioni virtuose che si possono creare, soprattutto a livello locale, sono senz'altro maggiori, immaginando anche collaborazioni con la scuola di ristorazione dell'ENAIP, che si trova sempre a Piazzola sul Brenta, un'altra eccellenza da valorizzare. Quest'anno a settembre ragazzi di ENAIP parteciperanno alla giornata della gastronomia francese nazionale, come affiancheranno i più grandi cuochi di Francia. E c'è qualcosa che li accomuna: essere ambasciatori di quella che è la storia del Veneto in giro per il mondo. Questa è una cosa che ci rende orgogliosi.